può essere? Ah, sarà Giorgio. No, è impossibile perché è a letto con la febbre. Ah, buonasera. Buonasera. Cicciuzzo è da voi? Cicciuzzo? No, non ha sbagliato, mi scusi. Ma deve essere qui. È alto più o meno così, è biondo, siciliano. Alfredo, certo, s'accomodi. S'accomodi. Alfredo, c'è qualcuno che sta cercando Cicciuzzo. Beatrice! Oh, buonasera, Beatrice, ma cosa... Beh, io vi lascio soli. Grazie, Piero, grazie. Cosa fai qui? Sorpreso, Mi hai detto che saresti andato a lavorare. Ma cosa credi? Grida. Mi spinga adesso. No, sono venuta perché volevo fare pace. Ma adesso ho cambiato idea. Shhh. Sono contentissimo che tu abbia deciso di perdonarmi, per cortesia, non urlare. Dovresti pulirti le orecchie, mio caro, perché ti ho detto che avevo l'intenzione di perdonarti, l'avevo. Ma ammetterai anche tu che il perdonarti adesso non ha più alcun senso. Ma perché ho confessato tutto? Ipocrita che non sai altro. Mi giuri su quanto hai di più caro che è tutto finito. Parli di pentimento, di sbaglio, via dicendo. E non appena ti volto le spalle, ricominci da capo. Voglio vederci chiaro finalmente. Hai preso un granchio, Beatrice. Oh, un granchio, ma certo, ci mancava soltanto il vecchio disco con lo stranoto ritornello. È solo un errore, eccetera, eccetera, eccetera. Credi che non sappia cosa succede in questo appartamento? Cosa deve succedere qui dentro? Sono cinque mostri. Beatrice, ti prego, fermi soltanto. Chi di voi ha dormito con Cicciuzzo? Cicciuzzo? Lui. No, non gli dia retta, fa sempre così. Ma allora è vero che ha un cervello da donna? Ma no, lui voleva, ma non è il mio tipo. Oh, ma ci sono. No, Beatrice, veramente, guarda che nessuno di loro ha i miei stessi gusti. Siamo un gruppo di persone sessualmente normali. Voglio dire, questo non significa che abbiamo qualcosa contro chi non è come noi. Tutt'altro. Ma ragazzi, non sto capendo una parola. Qualcuno di voi, per favore, potrebbe spiegarmi di cosa cavolo stiamo parlando? Dovresti chiederlo ad Alfredo. Beatrice, crede che io l'abbia tradita con qualcuno di voi? Come? La crede che tu l'abbia tradita con un uomo? Se mi guarda, non mi risulta difficile crederlo. Beh, veramente. Ma a parte lui. Con me? Perché proprio con me? Scusa, ma come fa ad averla tradita con un uomo? Sì, all'amica. Homo homini lupus, mio caro. No, Filippo, scusami. Homo homini gustibus. Probabilmente avete tutti i vostri gustibus, ma vi manca il coraggio di ammetterlo. Brava! Zitto! Zitto! No, queste sono le cose che io proprio non sopporto! Non è possibile! No! Io proprio, poi soprattutto, se queste cose me le dice una donna, tanto meno perché è una cosa... Perché preferiresti che te le dicesse un uomo? Comunque, guardi che si sbaglia. Io, per esempio, sono sposato, quindi... E allora? Questo non dimostra ancora nulla. Infatti. Ma come si permette? Beatrice, ma credimi, non ti ho tradito con nessuno di loro, no? E allora perché non mi hai mai parlato di questi vostri incontri? Ma come perché? Per favore, potreste fare un po' meno casino? Laura. Vedo che non avete perso tempo a cambiare i regolamenti del vostro gruppo. Sono messa anche le donne adesso. Aspetta un momento, Laura. Ti sta benissimo il mio accappatoio. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, soltanto per un minutino. Vedi, a causa di Beatrice... No, io non ci sento da questo orecchio. Se avete invitato qui una donna... È Alfredo che l'ha portata in casa, lei. Lui. Perché lei pensa, ma non è sicura, che siccome lui l'ha tradita con... tradita con Enrico... Insomma, siamo tutti uomini dolci. Sta delirando o le sue parole hanno il significato? Rodolfo sta dicendo delle frasi così profonde che nemmeno una donna intelligente come te riesce a capirle. Se non riesco a capirle io, figuriamoci tu. Questa è Beatrice, l'amica di Alfredo. E questa è Laura, mia moglie. Vedi, Beatrice stava cercando di spiegarci lei, che... deve essere la signora Kearney. Piacere. Io sono Beatrice Brindi. La proprietaria della cartoleria di fronte alla sua galleria. È vero. Pareva di averla già vista da qualche parte. È venuta ieri per ordinare una cassola da lettere speciale. Purtroppo non è fatta. Oh, ma che peccato. Però le dico subito che fanno altri tipi di cartoleria. Bene, parliamone, allora prego, le offro qualcosa da bere. Lo so, mi piaceva così tanto. Lo so, ma purtroppo non è fatta. Ma neanche in un altro... Ma no, guarda, forse ci fa. Questa sera, quando torni a casa, cerca di non fare rumore,